Prendi fiato perché è arrivato il momento di conoscere il Pozzo Maina. Allora, Peppe, facciamo intanto. Loro possono avvicinarsi? Sì, non è male. Sì, no. Sentiamo. Ragazzi, sì, avvicinatevi intanto, raggiungetemi Dario Di Maso, che è il mister del 2001. Ragazzi, un applauso. E Gianni Losito, dirigente 2001. Fatemi da angeli custodi. Allora, grazie. Vi chiedo solo cortesemente, diamo spazio a chi ci sta chiamando da casa, così non lasciamo tanto in linea ad aspettare. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Come si chiama? Sono Roberto. Roberto, da Torino, da dove? Da Torino, sì, sì, avevo già chiamato un po' di volte fa. Bene, complimenti per la trasmissione. Grazie. Lei è sempre più bella, sempre più brava. Grazie, la seguo sempre. Troppo buono, grazie. Roberto. Questo è avuto l'avvocato Fodi, che mi piace. Ecco, tutti gli ospiti le piacciono, vero? E poi manca Gandolfo. Vabbè. Anche Gandolfo, non c'è questa sera, speriamo che... Poi Codebo è simpatico. Peccato che quando ha fatto la poesia, l'ultimo pezzettino, è partita una pubblicità, voi non ve ne siete accorti, e poi è ritornata, e un pezzetto di poesia non si è sentita. Roberto, fino a che punto ho sentito la poesia? Verso la fine è successo. E non so, chiediamo adesso. È partita una pubblicità, veramente? Roberto! Allora, chiedo intanto se possiamo verificare questa cosa. Sì, verificate, perché è partita. Mi scusi, Roberto. Senza che lei si fermi un attimo, Roberto, lei ha sentito come si è conclusa? Si parlava di Sofia? No, non sono più sentito niente. No, ah, sentito niente. Va bene. Senta, dica perché ci ho telefonato, il motivo della sua telefonata. La Juve vincerà lo scudetto. Ecco, bravo. Sicuramente, perché il Milan non è colpa di Allegri, ma le assenze sono troppo fondamentali. No, ragazzi, Milani, Pato, Boateng, scusate ragazzi, non Boateng. Sento Roberto. E Ibrahimovic non può segnare sempre. E come ho detto prima, adesso non so se ero coperto dagli applausi, dicevo, la mancanza di Aquilani, la mancanza di Boateng, la mancanza di Pato, non è colpa di Allegri, e quest'anno va tutto bene per la Juve, è giusto così. No, mi scusi, siamo stati troppo sfortunati in questi anni. Non è proprio così, Roberto, non è così. Anzi, io ho più paura dell'Udinese ancora, perché abbiamo sbagliato a dar via pazienza. Roberto? Sì. Senta un attimo cosa deve dirle Andrea Costa. Non piaceva l'allenatore, quindi hanno preso un mediano nuovo e ne è andato via uno che non rientrava nei suoi piani. Andrea. Semplicissimo. Gli infortuni del Milan non c'entrano nulla, assolutamente nulla con i problemi del Milan. Certo, sono una componente, ma non determinante. Il problema del Milan è che ha un allenatore che non è duttile. Questo signore che si professa allenatore, non so chi gliel'ha dato il patentino, gioca con un 4-3-4-1-3-2-1 e fuori dal fuori da questo schema, questo signore non è capace di far nulla. Questo è il punto, è legata a quello schema lì. Guardi, e non è Roberto, capace a far nulla. Andrea, grazie. Roberto, non c'è niente da fare, è colpa d'Allegri, ok? Ma per forza. Per quanto riguarda infatti, giusto, infatti anche essere così, E infatti, Senta. E infatti adesso lo stanno mettendo sotto accusa, ma non è che diciamo che colpevolmente se ne stanno accorgendo due anni dopo, è un po' tardi, Ma con uno scudetto in mezzo, guarda che uno scudetto l'anno scorso, lo scudetto non l'ha io lo ripeto per l'ennesima volta. L'anno scorso lo scudetto, ragazzi, più che vincerlo il Milan, l'hanno perso tutti gli altri. Ragazzi, fuori dal inerente. Scusate ragazzi, Roberto. Io volevo dire una cosa, io mi dispiace che Pasquato sia andato a Lecce. No, e io sono contento che è andato al Toro. Adesso è al Torino. È al Torino adesso. Infatti adesso sono contento che è andato al Toro. Bene. Speriamo che però vedremo giocare. Se giocherà, se lo faranno giocare, come lo faranno giocare. Fatelo giocare. Un interrogativo. Certo. Perché è veramente fatelo. Bravo. Può risolvere le punizioni, può fare i cross giusti per Bianchi. Roberto, senta, io la devo salutare. Bianchi, questo è un perché tre mesi e mezzo. Abbiamo
pochi minuti alla fine della trasmissione, la ringrazio e continui a seguirci. È lo spazio del Pozzo Mainard. Grazie Roberto. Una battuta sola, al di là del tifo che io chiaramente, per carità, apprezzo di Andrea Costa, però permettimi di dissentire, se sei un tecnico veramente molto attento e molto preparato, questo è proprio Massimiliano Allegri. Va bene, questo è il suo pensiero, tu la pensi in un altro ragazzi, modo. Pozzo Maina, allora vogliamo conoscerti. Prima che tu li interpelli, dobbiamo chiudere. Sì, ma devi chiedergli una cosa: se il colore degli occhi glieli danno assieme alla divisa, oppure se ce l'hanno proprio così. Avete messo il lente a contatto i denti? No, volevo sapere se era fornito di serie dalla società oppure se era roba loro. Accidenti, hai ragione Guido. È roba nostra. È roba nostra. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, lei è sono dirigente del Pozzo Maina 2001. Gianni Losito. Ecco, bene Gianni. Allora, no, tenga lei il microfono. Tenga vicino. Parliamo un attimo di questa società e poi ci faccia conoscere i ragazzi che sono venuti a trovarci questa sera. Certo, sono certo. Proprio dei peperini, eh? Sì. Simpatici, vabbè, peperini. Belli svegli. Per gli anni ecco, che hanno... Sofia è la più sveglia di tutti, comunque. Non gioca ancora, ma tra un po' mi sa che... Vabbè, è lì che saluta tutti. Allora, sì, grazie Monica. Allora, io faccio parte del 2001 del Pozzo Maina, c'è il mister Stefano Falbo. Chi è Stefano? Eccolo lì, così le nostre telecamere lo raggiungono, va bene, andiamo avanti. Il dirigente Vito Turrisi, noi siamo una squadra che da giugno, cioè da settembre, praticamente su 21 partite giocate, ne abbiamo praticamente 17 vinte e 4 pareggiate. Siamo un bel gruppo, abbiamo fatto 42 gol fatti e 10 subiti, di cui i 5 li abbiamo subiti con la Juve proprio sabato, che abbiamo giocato, abbiamo perso 5-3. Il gruppo sono bravi, bravissimi tutti, compreso il mister. Non ho altro da aggiungere, il Pozzo Maina è una scuola calcio ben organizzata. Allora, una società che nasce dalla fusione col Pozzo Strada, Pino Maina. Pozzo Strada e Pino Maina nel 1994. Perfetto. Ok. Sì. Allora, Dario Di Maso, mister. Io sono mister del 2001, poiché essendoci tanti bambini del 2001... Essendoci tanti bambini di quella classe, state divisi in due squadre, del mio gruppo fanno parte Salvatore Fogli. Salvatore, eccolo là. Ivan Cavalieri. Lo stiamo raggiungendo, Salvatore. Eccolo lì, Salvatore. E poi ci sono i due Luca che sono lì vicino, fatevi vedere che io non vi vedo, eccoli lì. Loro sono la Juve del 2001, noi siamo un pochino, ecco diciamo il Milan, non andiamo così bene, però insomma siamo contentissimi lo stesso. Va bene, allora io se non ho capito male all'inizio puntata quando ho chiesto tifosi del Milan solo 3, vero? Non ci sono più? Vi ha spaventato Andrea Costa? No, voi ci siete. Invece tifosi Granata? Ah però, ce ne sono. Beh, quanti ragazzi, no, quanti bambini tifosi Granata? 1, 2, beh lei è un bambino un po' cresciuto. E invece della Juventus? Vale, vabbè. Maggiorenza. Un po' del Torino. C'è anche un tifoso del Palermo, eccolo lì. Va bene. Allora, che cosa possiamo aggiungere? Che cosa volete? Comunque, grazie per esserci invitati qui in questa serata, perché siamo. Lei è un timidone. Un po'. È un timidone. Quante squadre avete? E si è emozionato. Quante squadre complessivamente? Scusate, ragazzi. Allora, abbiamo 400 iscritti per il Pozzo, cioè di cui. Compresa scuola calcio. Sì, scuola calcio. Poi c'è la prima squadra che
L'anno scorso era in promozione, quest'anno è andata in prima categoria. Prima categoria, sì. Sì. E ma di settore giovanile quante squadre? Il settore giovanile abbiamo dal 2004 fino, cioè, fino al 90... Sì, fino alla juniore, sono una quindicina 97. Di squadre del settore giovanile. Sì. Il numero non si è approssimato, insomma. Sì, approssimativo. No, una quindicina di squadre comunque. Sì. Una quindicina. Quindici squadre. Sì, abbiamo già un dato, però, sono tante 15 squadre, insomma, sì, poche. Sì, però abbiamo dei gruppi, ad esempio il 2001 ha due gruppi, 2003 ha tre gruppi, cioè, chiaro, perciò abbiamo numero, in base al gruppo, abbiamo il 97, poi inizia... Il 2003 avrebbero 8 anni, hanno 8 anni, 8 che vanno sui 9, insomma. Sì, sì. Poi, allora, poi dipende sempre dagli iscritti, perché praticamente noi andiamo in base... E negli ultimi anni è aumentato il numero di iscritti, è rimasto stabile? Ma più o meno sono stati aggiunti... Rimane stabile, sì, 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 sempre tanti iscritti. Come scuola. Io volevo salutare il vostro presidente, col quale ho parlato qualche giorno fa, e, esatto, il signor Porta, grazie anche a voi per essere venuti a trovarci, ma adesso...